vede che siete incapaci. Io, ad un anno, già sapevo cos'era il diabete. Ma comunque, il coma, dal greco sonno, è uno stato di assenza di coscienza conosciuto fin nei tempi più antichi. Nel 1966, Fred Planck e Jerry Posner, neurologi statunitensi, definiscono il coma paziente non risvegliabile, non esclusivo, che giace ad occhi chiusi. Io ho controllato l'apertura del bulbo dal sinistro e del bulbo dal destro e la risposta motoria a un certo comando fatto da me, ovviamente. Ah, e anche la risposta verbale ad un certo stimolo locale. Dovete sapere che ci sono almeno 14 gradi del coma. C'è il coma superficiale, quando il paziente si risveglia purtroppo in pochi giorni. E poi il coma irreversibile, il mio preferito. Quando il paziente sta per morire. È il mio preferito, però non dico nessuno perché potrebbero licenziare. E io non voglio questo dolore. Noi medici non crediamo ai miracoli, al massimo alla fortuna, ma io adoro la sfortuna e la sfiga. Però, purtroppo, questa volta non è andata a mio favore, perché lunedì ho ricevuto una chiamata che diceva che il paziente, da coma irreversibile, era passato a coma superficiale, quindi tra pochissimo tempo si sarebbe ripreso. Però mi sono molto arrabbiata per questa cosa perché io ho passato una settimana della mia bellissima vita a curare questo stupido inutile paziente e poi arriva il primario così, punto in bianco, e cosa fa? In un'ora sistema tutto. Ero così arrabbiata che ho mangiato per 5 giorni caramelle a delitto. Ah, e anche un'altra cosa, per 2 giorni lo sapete cosa ho mangiato? Lo sapete? No, non lo sapete. Ho mangiato hot dog, patatine e hamburger del McDonald's. E poi l'altra cosa positiva, almeno credo, è che mi sono guardata tutte le serie su Netflix che riguardavano i dottori, come Dr. House, The Doctor, Grey's Anatomy e tantissimi altri. E c'erano un sacco di medicine che non conoscevo. Una. Comunque adesso che mi serve fare lei, dottoressa, posso anche andare a fare l'attrice. Adesso ciao e buona sfortuna.